mi chiamo Francesco. Sono qui per dire una cosa molto breve, ecco, questa penso sia un'ottima occasione per riunire persone e discutere di problemi riguardo la crisi e tutto il resto. Ma se lo scopo di queste cose è riunire persone, appunto, che abbiano qualsiasi idea, uno scopo comune, non penso che le bandiere no TAV, per quanto io possa essere d'accordo, servano a riunire le persone qui. Penso che una bandiera, ad esempio, con scritto assemblea pubblica, discussione pubblica, possa essere molto più utile di un logo no TAV. Perché io penso che molta gente passando di qua dica, boh, sono quelli della no TAV, lasciamo stare. Poi io sono perfettamente d'accordo con la no TAV, però non è questo il luogo, penso. Abbiamo tutti idee diverse, poi io te l'ho detto che sono d'accordo con la no TAV, ma non penso sia questo il luogo. Qua dobbiamo parlare della crisi, il no TAV è un problema, ma se non c'è nessuna bandiera, perché ci dovrebbe essere questa? Così come quella del partito di qualsiasi cosa. Ci sono disoccupati anche come te e come tanti altri. È un problema sociale anche quello, scusami, non vogliamo fare un battibecco tra di noi, dai. Io ho un altro punto di vista, e è buono che ci siano tutti quanti i punti di vista. Penso che il problema, perché sto assistendo a questa rottura di coglioni delle bandiere, dei partiti e dei non partiti in internet e ne ho le palle piene, non si ponga. Se esiste una chiarezza di intenti rispetto al tema dei diritti umani, si parla come cittadini, questa è l'indicazione data da quei movimenti, Rete Occupi e Rete Movimento 15M, poi chi vuole, se vuole, è un problema suo se si vuole portare la bandiera, il punto è i diritti umani e quello che cerchiamo di fare tutti quanti insieme, indipendentemente dalle bandiere, per la realizzazione di questa cosa. Ho messo in campo questo punto di vista perché c'è una discussione in internet enorme che divide soltanto. Dal mio punto di vista la cosa migliore è che se uno vuole lottare con la sua bandiera, che lotti con la sua bandiera. In ogni caso in questa assemblea parla come cittadino, non come membro di un movimento. Questo è il mio punto di vista, che non divide ma unisce le persone nella realizzazione di ciò che già è nostro. Bene, io penso di avere una domanda, no? Vorrei passare dalla denuncia alle proposte, come diceva la ragazza della Notar, mi sembra. La domanda mia è questa: dove vogliamo andare in futuro, da qui? Chiediamocelo, secondo me è importante, perché come diceva anche quel signore, dobbiamo prenderci il futuro. Io sono per riprendermi il futuro in una maniera non violenta. Cioè l'idea di questa piazza oggi è portarla nelle proprie case, negli propri ambienti di lavoro, nelle proprie situazioni sociali, non che finisce qui e poi praticamente una persona si mette in Facebook o si mette in internet e dice ci vediamo in piazza il 20. No, secondo me deve essere un'intenzione dell'essere umano, continuare per risolvere i casini che ci sono in questa città. Poi secondo me se si vogliono portare delle bandiere, se si vuole portare qualsiasi cosa, l'importante è i diritti umani, ognuno si esprime per quello che sente. Io dico solo questo, cioè io penso di passare dalla denuncia alla proposta, perché così non andiamo avanti, se no, secondo me. Ciao a tutti, faccio velocissimo che ho già parlato, però ci tenevo a entrare su questo discorso delle bandiere perché ritengo che possa essere una cazzata, ma anche una cosa importante. Io ero intervenuto in un'assemblea no TAV e avevo detto non la stessa cosa, ma si avvicinava, nel senso che purtroppo l'ignoranza della maggior parte tende a simboleggiare e a rinchiudere dietro una bandiera cose che non esistono in questo momento qua, perché giustamente ognuno parla da cittadino. Allora, a me aveva sorpreso le immagini delle rivoluzioni in Africa, perché? Perché c'erano 5, 10, 10.000 persone, 100.000 persone, una massa di mani e di teste senza nessun tipo di bandiera, senza nessun tipo di striscione. Nell'ultimo sciopero io avevo fantasticato e mi sarebbe piaciuto uno sciopero generale piuttosto che una manifestazione in cui c'è un unico striscione davanti e migliaia di teste senza nessuna bandiera, solo con le mani alzate, solo portando la dignità della propria persona. Questo non significa che i simboli, la bandiera,
non servono o bisogna cancellarli. Significa solo che forse oggi si potrebbe, secondo me, riflettere sull'opportunità o meno, per attirare più gente, per il fatto se sia più opportuno o meno in certi momenti provare a riunirsi come persone e come persona e come la mia dignità, piuttosto che stare dietro al classico striscione che mi rappresenta, io che sono qua il 4 del quartiere Pippo, piuttosto che i 5 della fabbrica, no? Che tengono, perché rappresentano quella fabbrica. Tutto qua.